Sassano d'Adda è divenuta la capitale della polizia locale italiana, perché numerosissimi operatori provenienti da varie parti d'Italia si sono ritrovati qui alla Villa Borromeo per tenere il nono congresso nazionale della polizia locale. Un congresso che ogni anno diviene il polo d'attrazione di questi operatori, perché hanno l'opportunità di ascoltare, sentire approfondimenti professionali, argomenti operativi, insomma tutto quanto può crescere la qualità del servizio. Abbiamo qui quest'anno a Villa Borromeo un'ampia rappresentanza di illustri relatori. Abbiamo avuto ieri l'ispettore capo al Ministero di Giustizia, abbiamo avuto i comandanti di Milano, abbiamo comandanti di Roma, insomma parecchi operatori, tutti professionisti che danno informazioni a livello delle materie di competenza, che sono tante, la congela strada, l'edilizia, commercio, ordine pubblico, cioè sono tante cose che riguardano loro. Abbiamo poi anche una mostra espositiva, perché Urban Policy anche vuol dire far toccare con mano quelle che sono le tecnologie e le strumentazioni che possono dare aiuto alla loro operatività. Abbiamo telecamere, abbiamo uffici mobili, abbiamo strumentazioni di tutti i tipi, insomma uno che viene qui vede quello che veramente è l'attività che svolge la polizia locale. Pertanto, come mai a Cassano d'Adda? Cassano d'Adda è divenuta quest'anno la nuova sede, perché per 8 anni abbiamo fatto la fiera di Bergamo. Quest'anno abbiamo voluto portare questa manifestazione anche in altri punti, per valorizzare anche certi comuni, certe zone della provincia di Milano, lo faremo anche da altre parti. Comunque oggi Cassano d'Adda abbiamo trovato una bella sede, che è la Villa Borromeo, che si presta per fare questa manifestazione, per poter fare esposizione, per poter avere ampi spazi per poter anche discutere e tenere i vari convegni. Pertanto abbiamo scelto proprio Cassano d'Adda, perché è ubicata tra Bergamo e Milano al centro praticamente. Noi abbiamo spostato da Bergamo a Cassano d'Adda, abbiamo voluto dare un segnale anche di cambiamento per valorizzare anche il tessuto dei comuni, i vari comuni, perché Urban Policy deve essere una manifestazione itinerante. Per un po' di tempo l'abbiamo fatta a Bergamo, lo faremo qui magari per alcuni anni e poi sposteremo magari in altre zone. Le novità di quest'anno? Novità sono numerose praticamente, perché abbiamo avuto, come ripeto, argomentazioni soprattutto professionali. E abbiamo un auditorium dove si svolgono le relazioni sui vari argomenti, e abbiamo poi due aule per la formazione, dove vengono tenute da vari docenti dei corsi specifici della durata di un'ora e mezza su quelle che sono le varie materie, dove gli operatori potranno ascoltare e poi interagire anche ponendo delle domande su eventuali dubbi che vengono poi così risolti dai vari docenti. Abbiamo poi delle attività operative, che ieri abbiamo avuto anche le unità cinofile, che hanno dato dimostrazione dell'addestramento dei cani che vengono utilizzati durante l'attività di servizio. Avremo dei droni che oggi verranno fatti una dimostrazione con dei droni volanti, sono delle piccole telecamere telecomandate che dall'alto possono controllare quello che succede sul territorio. Insomma abbiamo tante cose nuove, abbiamo avuto poi anche dimostrazioni per quanto riguarda motociclette particolari, veicoli elettrici, insomma c'è tutto un insieme di cose, che è tutto quello che è polizia locale in questo momento è qui a Cassano d'Adda. Ecco, direi che Urban Policy non è solamente un congresso formativo e professionale, ma è anche un'occasione per abbinare una mostra espositiva. Infatti qui ci sono le migliori aziende fornitrici degli ambienti comunali che vengono, intervengono, perché hanno l'opportunità di poter dialogare, parlare, far toccare con mano quelle che possono essere le strumentazioni e i nuovi mezzi che la polizia locale potrebbe utilizzare per avere maggiore qualità nel loro servizio. Una di quelle è Marco Polo, che è un'azienda che ha dei prodotti molto innovativi che consentono la gestione delle chiavi. Per questo abbiamo qui il responsabile, che è Sposi, dell'azienda, che vi spiegherà brevemente il perché sono qui e quali sono per loro le aspettative. Ringrazio intanto il dottor Gambino della presentazione. Noi abbiamo raccolto l'invito di Edipol a portare anche nella pubblica amministrazione innovazione tecnologica ormai consolidata nelle grandi aziende, in organizzazioni complesse e moderne. E abbiamo rilevato con grande, diciamo, direi sorpresa, ecco, non se ne abbiano a male, una ottima risposta da parte delle polizie locali. Le polizie locali sono sicuramente organizzate alla ricerca di sistemi moderni per aiutare la loro operatività, e i nostri sistemi sono automatismi che facilitano la vita organizzativa delle polizie locali, quindi chiavi che
le bacheche elettroniche che gestiscono chiavi degli automezzi, depositi automatici per la gestione della custodia delle armi ed altri dispositivi di controllo accessi. Strumenti che perfezionano le organizzazioni che hanno esigenze sempre più complesse. Quello che volevo aggiungere, devo ricordare che tutti i corpi di polizia locale sono tutti sotto organico perché la crisi economica non consente l'assunzione di personale. Con queste strumentazioni si può consentire veramente di poter fare quelle cose che non si potrebbero attuare con poco personale, perché questo consente la gestione, in questo caso, oculata di chi ritira la chiave per utilizzare l'automezzo e dove in quel momento l'automezzo e quando viene riconsegnata la chiave. Una cosa che se fatta a mano ci vorrebbero 100 persone, in questo modo basta solamente un operatore. Questo è uno dei vantaggi. Aggiungo che il decreto legislativo, la finanziaria del 2010 prevede il taglio del 20% dei costi sulla gestione delle flotte auto e questo taglio è facilitato, da sostenere il taglio di questi investimenti sugli automezzi è facilitato da questi dispositivi che perfezionano la loro organizzazione. E chi prima lamentava mancanza e insufficienza di automezzi, oggi invece, grazie all'utilizzo di questi dispositivi che ottimizzano la gestione del parco auto, non li lamentava. Un'altra azienda qui presente che ha delle novità tecnologiche è la GM International, una società di Prato che quest'anno abbiamo invitato a intervenire perché hanno delle applicazioni e soluzioni molto interessanti per la polizia locale, sia a livello di investigazione sia a livello del controllo del territorio. Pertanto cedo la parola al signor Coppola, che è il titolare, che vi darà alcune informazioni. I sistemi che abbiamo sono dei sistemi che utilizziamo per l'aiuto alle polizie in genere e sono dei sistemi di videosorveglianza o di ripresa delle telecamere che vanno suppositamente appoggiati sul parabrezza dell'autoveicolo e permette la visione dall'esterno o all'interno di quello che succede vicino all'autoveicolo. Utilizzatissimo perché ha un GPS a bordo con la rilevazione anche dei chilometri orari e della posizione tecnica e della posizione logistica di latitudine e longitudine del luogo. In più abbiamo un altro sistema che è quello là di avere un bauletto per gli appostamenti e ha 8 telecamere a bordo non visibile, è un bauletto per auto e quindi riprende tutto quello che c'è nella scena intorno all'autoveicolo. Altri sistemi che abbiamo quella per quanto riguarda gli scarichi abusivi, quindi ci sono dei sistemi che monitorano la zona e riprendono esattamente quello che succede, rilevando anche il numero di targa dell'autoveicolo. Direi che questo è un breve curriculum escursus di quello che hanno, ma questo dimostra oggi la tecnologia cosa può fare, tutto può fare. Evidentemente però c'è un grosso problema in questo momento, che è quella, la parte economica. I comuni sappiamo tutti che non hanno denari, non hanno soldi per poter fare investimenti, però sono convinto che entro breve si potrà cominciare a ricomperare, a riacquistare la roba. Queste sono tecnologie che danno veramente supporti a basso costo soprattutto, ma poi garanzie anche per il pubblico, perché qui viene sorvegliato tutto, possono anche anticipare e prevenire dei fatti delinquenziali, pertanto dobbiamo dare spazio a queste tecnologie, ecco perché viene fatto Urban Police. Ecco, una delle altre aziende espositrici è Velocar, una società che da alcuni anni operano nel settore per controllare la velocità e il traffico veicolare. Hanno un'applicazione innovativa che molti comuni già utilizzano, però diciamo che ci sono anche molte lamentele da parte degli automobilisti che vengono beccati in flagrante, però sono strumentazioni omologate, perfettamente funzionanti e che sono già installate in parecchi comuni. Chiediamo qui a un responsabile di Velocar il perché qui e quali sono i loro rapporti che hanno con le amministrazioni comunali. Sì, siamo qua per quanto riguarda le polizie locali, dunque la nostra clientela. Il rapporto con le amministrazioni comunali è un rapporto basato sulla sicurezza stradale. Cerchiamo di portare in quelle situazioni sia nelle intersezioni semaforiche che su strade sicuramente pericolose, cerchiamo di apportare la sicurezza stradale tramite il controllo remoto sia della velocità che del rispetto semaforico tramite una
la nostra apparecchiatura. Sono qui con Pietro Caimmi, che è il responsabile dell'Alcol Test Italia ed è uno dei più grandi distributori di queste dosi per il controllo sull'uso dell'alcol dagli automobilisti e in più di altre strumentazioni innovative. E diciamo che tra tutte le aziende è quella più innovativa nel settore. Pertanto chiedo a Pietro Caimmi il perché anche lui è qui a Urban Polis e quali sono i suoi rapporti con le varie amministrazioni comunali e se queste sue strumentazioni vengono come abitualmente usate. Sì, Urban Polis è un'occasione molto importante durante l'anno perché comunque ci permette di raccogliere dei contatti diretti con i comandanti che sono poi i deputati per gestire queste apparecchiature. La nostra strumentazione è una delle strumentazioni più all'avanguardia, oggi siamo attivi nel settore delle sostanze stupefacenti per i controlli rapidi su strada e garantiscono quindi anche la certificazione ufficiale del dato oggettivo. I comandi oggi possono risparmiare del tempo perché tramite ausiliari sanitari con la nostra catena di custodia riusciamo a dare una risposta entro le 48 ore per evitare che quindi il cittadino sia penalizzato e quindi si permette di dare una risposta in tempo utile, rapida e sicura. Per ciò che riguarda l'attendibilità delle strumentazioni sono già tutte sperimentate e quindi sono già accreditate e quindi chiunque ha voglia, parliamo di comandanti in questo caso, di accettare la nostra disponibilità anche nella formazione di personale che poi è abilitato a lavorare su strada con questi strumenti, noi possiamo comunque abilitare i nostri addetti che vanno a fare dei corsi formativi dando l'assistenza adeguata. Insomma. Abbiamo Urban Pols, dei comandi di polizia locale, abbiamo anche la comandante Mesto Maria, adesso vorrei che fosse lei poi a pronunciare tutto, di Sade vicino Milano, e chiedo alla comandante, che ha seguito i lavori fino ad oggi, perché siamo ancora in mattinata, siamo ancora in pomeriggio, tra l'altro, qual è la relazione che maggiormente l'ha interessata, diciamo, come argomentazione, e cosa poi si aspetta da questo convegno e anche del prossimo futuro della polizia locale. Sì, buongiorno, un convegno molto interessante per quanto concerne le diverse fattispecie che sono state analizzate, a cominciare dalla giornata di ieri nella quale è intervenuto il procuratore, il dottor Ambrogio Moccia, che ha comunque rilevato diverse fattispecie di natura penale che riguardano quindi quello che è il maltrattamento, quindi il reato del mobbing. Nella giornata di oggi invece il tema è stato molto interessante perché riguarda quelle che sono le diverse disposizioni nell'ambito del codice della strada, quindi che prossimamente nel 2013 quindi entreranno in vigore e che ci ha visto quindi diciamo molto interessati. E per quanto riguarda anche gli altri argomenti, si presentano tutti molto interessanti e per noi polizia locale sempre impegnati quindi sul fronte, sempre a disposizione di quelli che sono i cittadini, delle richieste, delle diverse informazioni quindi, alle quali dobbiamo comunque rispondere, quindi siamo molto contenti di essere intervenuti in questo convegno e ringraziamo anche il Presidente, il Dottor Gambino, che ci ha permesso quindi questa simpatica presentazione. Grazie. Una domanda che volevo fare, oggi diciamo che il Comitato Scientifico ha consegnato una targa di merito, d'onore, a tutti i comandanti, no, chiedo a suo parere, è una cosa che sicuramente è stata gradita, ma è anche significativa, ma il perché a suo parere questa targa è stata consegnata? È stata una cosa molto gradita che noi abbiamo molto apprezzato, e non tanto diciamo per quello che è il riconoscimento in sé come oggetto materiale della targa, quanto per il significato che la targa in se stessa contiene, perché io penso che con questo riconoscimento si è voluto proprio dare diciamo rilievo a quello che è il compito dei comandanti nell'ambito della polizia locale, e quindi questo compito abbastanza arduo quindi è stato riconosciuto anche da tutti coloro che ci rappresentano anche e che quindi sono anche a darci diciamo un servizio per facilitare quello che è il nostro compito. Io sono Vincenzo Daniele, sono segretario del SulPM Lombardia. Il nostro sindacato di categoria
relativamente allo scenario che si sta delineando a livello governativo e tutte le leggi che sono succedute, tutte a discapito dei lavoratori della polizia locale, si pone in modo critico rispetto al governo, tant'è che noi pensiamo che all'inizio dell'anno prossimo mobiliteremo tutta la categoria contro i provvedimenti di questo governo che sono oltremodo penalizzanti appunto per gli operatori della polizia locale. Tenuto conto che questa categoria da 20 anni che sta aspettando una legge di modifica è a tutt'oggi ancora fermo al Senato. Quindi noi vogliamo dare più servizi alla collettività, ma oggi non abbiamo gli strumenti e la parte politica non garantisce la possibilità di avere appunto questi strumenti per dare un miglior servizio alla collettività e per dare soddisfazione virgolettato agli operatori di polizia locale. Sono qui con l'avvocato Antonella Manzione, comandante della Polizia Locale di Firenze, tra l'altro la relatrice in questa manifestazione, esperta nelle varie materie, uno dei massimi relatori, apprezzata e conosciuta dall'ambiente. Pertanto chiediamo all'Antonella Manzione che cosa oggi tratterà e quali sono oggi le aspettative della Polizia Locale. Dunque, innanzitutto ti ringrazio come sempre di queste opportunità formative e divulgative, perché, e così dico già cosa ci si aspetta dalla Polizia Locale ci si aspetta sempre molto, non conoscendo le enormi conoscenze giuridiche, scusate la ripetizione, che sono richieste per chi indossa la nostra uniforme, per cui i momenti formativi sono un momento di contatto e un momento importante. Io tratterò uno dei temi delizia e tormento di tutte le amministrazioni, magari non in questa stagione, ma periodicamente con l'arrivo della stagione estiva, ovvero la lotta / prevenzione / rimedio / tutto quello che si riesce a inventarci alla movida, questo fenomeno che utilizziamo. Siamo amanti dei termini stranieri, ma che sta a metà tra il degrado, il diritto, l'inciviltà e anche però il diritto al divertimento e alla una sana imprenditoria. Bene, questo è uno degli argomenti che in questo momento qui sarà l'argomento della sua relazione di oggi. Ma un aspetto che bisogna chiedere a Manzione, che tra l'altro ricordo è di Firenze, una città del tutto particolare, chiedo: cosa può fare la Polizia Locale oggi come oggi per veramente garantire sicurezza sul territorio dei cittadini? Firenze è particolare perché è particolarmente bella, eh? Questo fammi fare un po' di campanilismo, non essendo fiorentina ma avendo l'orgoglio di dirigere la Polizia Locale di Firenze. Dove c'è anche parecchio turismo. Assolutamente sì. E beh, cosa può fare? Quando si parla di sicurezza si intende il presidio del territorio, la presenza, la rassicurazione, la prevenzione, la sanzione e tutto il resto del mondo. È per questo che io dico, siccome il cittadino quando vede un uniforme non guarda il colore dell'uniforme ma chiede sicurezza, intesa in questo senso e senza fare slogan come momento di vicinanza e di miglioramento della vivibilità cittadina, io credo che noi possiamo fare tantissimo, dobbiamo fare tantissimo, siamo bravi, lo dico davvero, facciamo tantissimo, non sempre ci viene riconosciuto per quanto facciamo in termini di applauso da parte della cittadinanza, perché tra quello che facciamo c'è una fetta importante che è la polizia stradale, il cui disvalore, pensiamo alle soste, non sempre viene percepito come tale e magari ci comporta un po' di impopolarità. Visto che me ne dai l'occasione, io devo dire, non voglio chiudere con vigile bello, ma io credo che la nostra presenza sia davvero importante. Sarebbe bello, e nel migliore dei mondi possibili, fammi fare una citazione alla Voltaire, ancora più sarebbe bello che fossimo apprezzati per l'enorme sforzo che i nostri collaboratori mettono in campo stando sulla strada H24, come si dice in gergo, 365 giorni l'anno. È vero, questo è l'aspetto molto molto importante. Io ho sempre rilevato, come direttore ho sempre detto, la polizia locale non è descritta nel modo giusto. Queste persone sono persone che svolgono un'attività a 360 gradi, hanno delle competenze, sono laureati, svolgono tante cose, ma purtroppo, diciamo, gli organi di stampa non sempre riportano le cose giuste, portano delle cose, magari qualche magagna, qualche cosa di qualche duro, ma che non deve inficiare il lavoro della polizia locale. Importante avere comandanti come Antonella Manzione e altri che con la loro professionalità danno veramente un insegnamento a questi operatori, danno una gestione completa del corpo per dare supporto alla cittadinanza. Ecco, diciamo che la televisione e i giornali dovrebbero mettere in risalto tutto questo. Io mi auguro che ciò avvenga prossimamente. Grazie.